possiamo uscire da qui perché dietro questa porta c'è un folletto pazzo che ci sta cercando, che distrugge i nostri giocattoli e tutta la magia del Natale. Usciremo camuffati. Come sto? Io sono Mimì, la sorella di Sofì. Si sta innamorando di Sofì. Inizia il nostro primo appuntamento. Ragazzi, io in realtà sono Sofì di Me Contro Te, ma mi fingo la sorella di Sofì, quella cattiva, quella che non segue Me Contro Te, che è una vera hater di Me Contro Te. Sapete perché? Tutto per colpa di questo esserino, questo folletto cattivissimo pazzo del Natale che da pochi giorni si è intromesso nella nostra vita. Noi non sapevamo più che pesci prendere. Volevamo cacciarlo di casa, volevamo scoprire il suo piano e se lui avesse a che fare col signore S. Così mi è venuto in mente di camuffarmi dalla sorella di Sofì, quella cattiva che come lui odia Me Contro Te. Ma sapete cosa ho ottenuto? Che lui si è innamorato di me. Il folletto si è innamorato di Mimì, la sorella pazza di Sofì. Perché? Perché gli ho fatto un complimento, perché gli ho detto che aveva un bel ciuffetto e perché gli ho detto che odio Me Contro Te come lui. Lui ha detto: ma io non avevo mai incontrato nessuno che odiasse Me Contro Te come me. Mi concede questo appuntamento? Cosa dovevo fare? Ho accettato. E adesso devo andare ad un appuntamento con un perfetto sconosciuto cattivissimo folletto verde. Che devo fare? Gentile da parte sua. Oh, prego. Sai, sono un po' emozionato e non ho mai avuto un appuntamento. Tu sei il mio primissimo appuntamento. Chissà perché, primo appuntamento. Ok, anch'io sono molto emozionata. Però, sa, gli appuntamenti funziona che le persone si siedano di fronte. Non è che uno sta in piedi così. Che belle guance che ha. Mi tocca con questi peletti. Ma c'è un solletto. Sì. Divertente. Si può sedere? Cioè, ti puoi sedere, folletto? Sì, tesoro, dammi del tu. Cosa devo fare, ragazzi? Sono confuso. Sofì è di là col folletto pazzo mentre stanno facendo il loro primo appuntamento. Ma Sofì è fidanzata con me. Non esiste Mimì. Forse è meglio andare a controllare. Sento degli strani versi. Sento. Andiamo a sbirciare e dare un'occhiata. Venite. Cavolo, state vedendo? Sofì è in seria difficoltà. Devo intervenire, mi devo inventare qualcosa. Ma cosa? Idea! Aspettate un attimo. È il momento che entri in scena Gustav, lo chef. Oh, tesoro, parlami un po' di te. Beh, parlare un po' di me. Cosa posso dirti? Io mi chiamo Mimì, come già sai. Sono la sorella di Sofì, ma quella cattiva. Oh, oui, 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 merci. Oulala, benvenuti nel mio ristorante. Oh, ma che bella coppia, due piccioncini. Grazie, grazie. Oh, c'è lo chef. Ui, ma che cavolo stai combinando, che ci fai qui? Shh, è tutto sotto controllo. Fai fare il mio intravestimento perfetto. Non mi riconoscerà affatto, stai tranquilla. Vedremo, ma se mi metti nei guai e per colpa tua salta tutto, io non lo so cosa fare. Il mio ristorante è stellato e aperto per il mio cliente preferito, il folletto pazzo, che mi ha chiamato per una cena indimenticabile con la sua Mimì. Non hai chiamato nessuno? No, ma certo che hai chiamato, birichino di un folletto. E che ti sei dimenticato? Hai chiamato il sottoscritto Gustav per questa cena col tuo amore. Ti sei dimenticato che mi hai chiamato? Può darsi, può darsi, sì. Ecco, infatti, è perché io ho portato qui la cena in questo carrellino bellissimo. State per mangiare e per bere qualcosa che lascerà le vostre papille gustative innamorate. Come la sorella di Mimì! Sì, le nostre papille gustative rimarranno innamorate come tu sei innamorata di Mimì.
Ecco qui la prima portata. Voilà. Ed ecco la seconda. Ecco qua. Quello che state per degustare sarà un ottimo dessert francese. Siete pronti per ammirare la mia creazione? Olè! Sembra buono. Oh, che bontà, Gustav. Ma spiegami, come dovrebbe aiutare un dessert nel farmi superare questo appuntamento? Fai fare a me, carciofina di una Mimì. A questo dessert però manca ancora un ingrediente segreto, mio caro folletto. E quello che stai per sentire sarà un sapore indimenticabile. Proprio il sapore è indimenticabile. E sei pronto? Mamma mia! Era l'ingrediente segreto. Non mi piace, toglilo. Bravo Luigi, eri quasi. Lo stavi per stordire, così scappavo. Ma non è successo niente, è ancora qui. Mio caro folletto, lei non ha sentito il sapore del primo ingrediente perché manca ancora il secondo, l'ingrediente speciale, quello più buono, quello che non dimenticherà mai. Forse ha funzionato, l'ho stordito. È tempo di scappare. Sì, mi sembra confuso, mi sa che posso andare. Dai, scappa, scappa, scappa. Andiamo. Oh, amore mio, mi siedo. Ero venuta a controllare che stessi bene, tutto ok? Tutto bene, grazie. Ora voglio solo mangiare questo bellissimo dolce. Sì, mangiamo. Ma non credi di avere anche un po' di sete? Giusto, chef, ci porti da bere? Qualcosa da bere? Lo chef non ha preparato niente in realtà da bere. Lo chef ha preparato da bere? Ma sei stupido? È la nostra grande occasione. Metti qualche goccetta di sonnifero, così se addormenta io posso scappare. Oh, certo, vi preparo subito il drink al sonnifero. Alla ciliegia, volevo dire, ciliegia. Cipolla, ma va bene anche la ciliegia, sì. Cosa, scusate? Preferisce il succo alla cipolla? Oh, mi viene da svenire. Prepariamo due ottimi cocktail ai nostri piccioncini. Qui ci sono i bicchieri. Prendiamo un drink. Ecco qua. I nostri cocktail sono quasi pronti. Manca soltanto un ultimo ingrediente. Ok, ragazzi, questo è l'ingrediente X che farà dormire per un po' il nostro folletto pazzo. Ok, benissimo, nascondiamolo. E prendiamo le cannucce. Ecco qui, quella rosa nel drink buono. Sì, sì, è buonissimo. E poi quella azzurra nel cocktail del nostro elfo che è diventato viola. Spero non si accorga che dentro c'è qualcosa di strano. E voilà, ecco qui i drink. Ma perché il mio è viola? Il suo cocktail è viola perché ha un ingrediente alla cipolla, proprio come voleva lei. Alla cipolla, buonissimo. E beva tutto, beva. Grazie, però dato che alla cipolla prima volevo dare un bacino. Oh, vi bacio. Beh, facciamo dopo il drink il bacio, ok? Cioè, dopo tutto, prima mangiamo, riempiamo il nostro stomaco e poi ci daremo il bacio. Allora prima però facciamo il brindisi degli sposi. Vengo da te. Il brindisi degli sposi? Ma cos'è? Di che si tratta? Ti incrociano e poi beviamo. Ma io devo bere quell'arancione perché a me la cipolla non piace. Cioè, sì. Tu devi bere questo, ok? Tu quello. Io questo. Giusto. Siamo sicuri che quello con la cipolla è questo qui? Sì, certo, Sofì. Ma che ti succede, Buffy? Quantomeno mettili bene. Si vanno staccando. State bevendo? Mm. Folletto, bevi tutto, mi raccomando.
buona! Molto, molto cipolloso! Ok, ma non succede niente! Non è per caso un leggerissimo sonno o un giramento di testa? No, no, sono allergico! Questo è buonissimo! Ma come allergico? Ragazzi, il sonnifero gli dà energia! Baffi. Oh cavolo ragazzi, siamo nei guai. Il sonnifero non sta avendo effetto. Buon appetito, amore mio. Ma cavolo, i baffi. Mi scusi, le sono caduti i baffi. I baffi, sì, mi cadono sempre. Mi cadono i baffi. Anche a me cadono i peli ogni tanto. Ma, fermi tutti. Tu non sei una chef. Sì, sono lui, ok, Sofì, scappa, corri, Sofì! Sì, scappiamo! Ah. Aiuto! Come non state, io mi accoppo! Corri!